realizza miniature in legno dei principali monumenti di Melfi. Lui è Salvatore Venezia, che in passato era un restauratore di mobili e oggi. È sempre stata una mia passione da piccolo quando andavo a bottega dal maestro là. Quindi lei ha iniziato a fare il falegname da bambino in questa bottega. Man mano ho fatto qualche cosa così, poi quando ho finito di lavorare proprio come professione, allora mi sono messo a fare queste qua. Che materiale viene adoperato? Allora, questo è tutto genere di materiale, legno, noce, cosa, il pioppo maggiormente che si può lavorare più comodamente, no? Allora, iniziamo a parlare della prima opera. Qua vediamo la chiesa dei Morticelli. Raccontateci questa opera. Questa qua è un'opera che è stata distrutta dal terremoto del 30, e allora io da una foto ho ripreso tutta la facciata, e poi Anche l'interno. dopo domandando a qualcuno mi ha fatto spiegare, per esempio c'era mio padre, mi diceva com'era più o meno, allora ho fatto Andiamo avanti, andiamo avanti. Questo. tutti i santi che sono qua. Erano tutti di Sant'Anna, sono tutti di questa chiesa qua. Quelli che oggi troviamo a Sant'Anna erano nei Morticelli. Andiamo avanti, questa invece. Questa è la chiesa di San Lorenzo. Allora, questa è la mia chiesa. Quindi questa la conosce bene. Allora, Lei è stato battezzato in questa chiesa. sì, questa è la Questa chiesa. doveva venire proprio bene perché questa è la sua chiesa. Sì, questa è tutta, l'ha messa tutto il cuore, come tutte le altre. Andiamo avanti, questa invece. La chiesa del Carmine, tutto internamente, come ho fatto. Perfetto, andiamo avanti, questa fontana esce acqua veramente. Bagnitello verso la stazione, quello che si trova verso la stazione là. Questa è la porta Venosina, com'è fatta la porta Venosina? La porta Venosina è tutta in noce, tutte le intarsiate, come ha fatto proprio alla perfezione. Andiamo avanti, questa invece qua troviamo. La chiesa di Sant'Antonio, è tutto come dentro, tutto il cortile, è tutto fatto. Qua è guai a chi ci tocca, Ucastid. Il castello. Questo è In che materiale il castello? polistirolo. Fatto così, un giorno lo devo fare pure in legno. Un Adesso lo giorno lo faccio. vedremo in legno. E adesso la sorpresa finale è Piazza Duomo, no? Piazza Duomo con la cattedrale, l'episcopio, insomma, questo è un lavoro che non è ancora completato. Completato, perché ancora tengo da fare tutte, da mettere le luci, le panchine qui sopra, tutto quello che occorre. Materiale utilizzato per Piazza Duomo? È tutta roba di pioppo, luce, quello che è plastica, carta. Ma lei come fa a ricordarsi la piantina, i particolari? Come fa? Fa delle foto? Con le foto, faccio le foto, allora poi mi si ripassa tutto, mi riguarda e vedo le dimensioni più o meno come devono essere. Per esempio, la chiesa di Morticelli, in quanto tempo l'ha realizzata? Io non è che lavoro sempre vicino a un pezzo, perché sono 8 mesi così. Invece Piazza Duomo, Questo questa magnifica. sono già 4 anni più o meno. Allora, io sono solo a casa, allora devo sbrigare i servizi di casa e poi vengo qua e passo il tempo che devo qua vicino qualche ora. Non ha mai pensato di organizzare una mostra in città, in un museo, da qualche. 2 volte la produco, no? E poi una volta proprio al Palazzo Vescovile, dove è il museo, no? E poi ho fatto altre mostre, per esempio la festa dell'artigianato presso la Sala Murano, quando hanno fatto la festa della castagna sotto il Palazzo Logroato, sono stato là e questi sono. Cosa prova quando realizza un'opera, quando viene finita? Che cosa prova? La soddisfazione, certo, a gente che restano perplessa a guardare. Lei non li vende, non le vende queste opere. Non li vende.
pane mi ha richiesto qualcuno, ma qua non è paese di pane, se qua vogliono piuttosto regalare. Continuerete a lavorare a questo magnifico plastico di Piazza Duomo? Sempre a lavorare. Allora, ci rivedremo quando avrà completato Piazza Duomo. Finito, allora ci vediamo. Buon lavoro. Grazie, grazie.